siamo con Edoardo Zardini che oggi si è piazzato sesto in questo Giro dell'Emilia al termine di un'ottima gara. Edoardo, raccontaci un po' la tua gara, cosa hai fatto? All'inizio gara avevamo deciso che insomma fare la corsa eravamo io e Buongiorno e grazie anche al lavoro dei compagni siamo riusciti a arrivare coperti a questi ultimi giri di salita, 5 volte molto impegnativa. Io ho cercato di risparmiare fino al penultimo giro dove ho provato a fare un po' di corsi e ho chiuso sui due davanti. Poi all'ultimo giro ce la siamo giocata e ci sono atleti più veloci, però penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e abbiamo provato a vincere. Ecco, l'ordine di arrivo di oggi vede Vilella, Zardini, Buongiorno, le prime posizioni, anche Ulissi è molto giovane, sembra di essere tornati nella categoria dilettanti di qualche anno fa. Sì, beh, l'ho notato anch'io alla partenza che c'erano molti nomi che se mi guardo indietro un anno o due eravamo tutti nei dilettanti. Beh, che dire, c'è un po', penso, un cambio generazionale del ciclismo, comunque i grossi nomi mi sembra che ci siano ancora e noi cerchiamo di farci valere per quel che possiamo. Edo, questa è stata la tua prima stagione, che ricordi porti al termine di questa stagione? Quali sono stati i momenti più belli? Beh, allora, diciamo, come esperienza, naturalmente il Giro d'Italia e ringrazio la squadra che mi ha permesso di disputarlo. Poi diciamo ho avuto un po' di problemi e dall'estate ho cominciato ad andare abbastanza forte. Ricordo più bello forse il Giro di Danimarca dove ho concluso in quarta posizione in classifica generale e direi anche oggi perché è una corsa a cui ci tenevo, un arrivo che mi piaceva, è molto impegnativo e penso di essere andato abbastanza forte. Ok, la stagione ormai è al termine, dove andrai in vacanza? Beh sì, questa era la mia ultima gara, in vacanza farò un po' di weekend con la mia ragazza Arianna adesso, dai, da domani ci pensiamo. Ma non avete ancora deciso dove? No. Ok, buone vacanze, grazie. Te le sei meritate. Ciao.